Siamo in diretta qui dagli studi di Frequenze e Impulsi. Chi sei tu? Chi sei? Chi sono? Sono Giorgio, te? Io sono Giancarlo e... e siamo i vostri DJ per questa puntata. Il Wi-Fi Radio, la radio di Arche. Abbiamo qui con noi un ospite. Viene appunto dalla fondazione Arche. Cos'è che fa Arche? Si prende cura di mamme e bambini con disagio psichico e sociale. Lo fa per esempio con il progetto di Casa Arche. Cos'è Casa Arche? Casa Arche è una casa d'accoglienza. Tra l'altro ci sono stato l'altro giorno e abbiamo fatto un video disponibile su www.arche.it. Giusto? Bravo, sì, bravo. Vediamolo, sì. Allora, vediamolo, via. In questo momento abbiamo 20 ospiti, sono 7 mamme e 13 bambini che provengono da 5 nazioni diverse. La casa è nata per l'accoglienza di mamme con bambini sieropositivi o in AIDS, ma poi negli anni il tipo di ospiti è cambiato perché non c'è più l'emergenza e quindi adesso abbiamo mamme che vivono situazioni di disagio diverse, dalle mamme che hanno perso una casa alle mamme che arrivano magari dall'Africa appunto come profughi in Italia, sino a donne che hanno subito maltrattamento. Io sono dal Marocco, da Casablanca, sono qua in Italia da tanti anni, c'è un figlio da 16 anni, più arrivata la seconda femmina di 18 mesi. Io mi trovo bene qua, come la casa di mia famiglia veramente, le mie educatrici, come mie sorelle. Oltre a Casa Arche ci sono gli appartamenti e oggi siamo a casa di Lucia con Carlotta, un'operatrice. Sono degli appartamenti all'interno dei quali vengono strutturati dei percorsi di autonomia abitativa per nuclei mamma-bambino, sieropositivi e nonne, in progetti che possono o meno essere in convenzione con il Comune di Milano. Una famiglia rimane all'interno di un appartamento da un minimo di un anno e mezzo, fino a poi 2-3 anni, in base alle necessità. Ciao Roberta. Ciao. Sono venuto con Bice, che ha dei vestiti per te. Ah, ma gentilissima, grazie. Prego, mille, ti ringrazio, come al solito sempre. Posso dare una guardata? Ma volentieri, anzi. Questo è il negozietto vintage solidale di Arche. Ah, sì, è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato e i vestiti che potete vedere sono stati donati dai nostri amici e selezionati e rimessi in vendita a dei prezzi concorrenziali e i proventi vengono destinati alle mamme e bambini di Arche. Arche è presente anche in alcuni ospedali, per esempio qua siamo al San Paolo nello spazio giochi dove Giovanna, che è una nostra volontaria, sta facendo giocare la piccola Agnese in attesa di una visita. Dalla web radio a Casa Arche, dagli appartamenti agli ospedali, dove ci sono mamme e bambini in difficoltà, Arche cerca di esserci per inventare ogni giorno la speranza.